Abbiamo qualche assenza risaputa in questa settimana, però incideranno sicuro a livello numerico, però avrò altre soluzioni, gente che scalpita e che ha voglia di giocare e di mettersi subito in mostra per cercare di guadagnarsi un posto di titolare, quindi sicuramente numericamente avremo difficoltà, ma sicuramente lo siamo pronti, i ragazzi sono pronti per cercare di dare il massimo. Ho soluzioni importanti e cercheranno di non fare rimpiangere le assenze. No, non si è nascosto nessuno qua. Noi ho detto più volte, sicuramente la società non mi ha chiesto la salvezza, quindi è inutile dire cose che uno non ha mai detto. Noi abbiamo l'obiettivo di fare quanti più punti è possibile, di qua alla fine e poi tirare le somme. Negli obiettivi che ci siamo prefissati, il principale è quello di fare quanto più vittorie possibile, e alla fine tiriamo le somme, ripeto. Però non mi va né parlare né di salvezza, non voglio parlare di quella parola che non ho mai detto, non voglio nominare, se non alla fine. Il 7 di maggio poi faremo i conti di quanti punti abbiamo fatto e da lì poi vedremo se saremo soddisfatti di questo finale di campionato, della posizione finale di classifica che avremo. La marcia in più del Trapani è il gruppo. Civilleri darà un contributo importante, come stanno dando gli altri. Ho una rosa numericamente folta e di qualità, escluso magari gli infortunati che non fanno parte della esperta di domenica per Cilento.